Ciao ragazzi, bentrovati e bentornati qui sul nostro canale. Un saluto da Mauri. Sono finite le vacanze, siamo ripartiti e quindi riporto anche tutto il materiale che non ero riuscito a portare precedentemente, come avevo rilasciato un video quando ero in vacanza, quindi abbiamo perso una settimana di programmazione, ma ora recupereremo tutto ciò che abbiamo perso. Quindi quest'oggi facciamo una gara, siamo soliti modalista 2, abbiamo le Ferrari, le vetture del 2007, del F1 del 2007, che ricordo appunto che la Ferrari vinse quell'anno il suo ultimo mondiale piloti e lo vinse con Kimi Raikkonen. E noi quindi vestiremo i panni, non di Kimi Raikkonen, ma vestiremo i panni dell'ultimo sfigato ferrarista a bordo della vettura. Quindi ci troviamo sul circuito di Hockenheim del 2001 e quindi facciamo proprio un po' inerente a quell'anno. Oltretutto la gara questa volta non sarà breve, sarà una gara di 10 giri con pit stop obbligatorio, quindi cercheremo di rendere la cosa un pochino più avvincente. E niente, questo è quanto. Quindi non facciamo altro che partire, metterci il caschetto perché ovviamente il gioco sarà in VR e ci vediamo in pista per la partenza. Allora, vediamo subito la griglia di partenza che prevede in testa Lewis Hamilton, secondo posto per Fernando Alonso, dopodiché abbiamo Nick Heidfeld, Heikki Kovalainen, Kimi Raikkonen, Giancarlo Fisichella, mitico Fisichella in sesta posizione. Poi abbiamo Christian Albers in settima, Adrian Sutil, Ralf Schumacher, Nico Rosberg e poi abbiamo il Mauri in undicesima posizione. Poi c'è Anthony Davidson, Mark Webber, Jason Button, Vittorio Liuzzi, Rubens Barrichello, Alexander Wurz. E poi per finire, per concludere, abbiamo ancora Takuma Sato, Sakon Yamamoto e Scott Speed e Wimbledon. Perfetto, questi sono i grupponi, i 21 partecipanti a questa corsa dell'Hockenheim. Bene, scendiamo sulla nostra vettura, ovviamente prevede 10 giri di gara, compreso il pit stop obbligatorio, quindi siamo pronti alla partenza. Speriamo che non venga a piovere, vedremo. Buona la partenza di Mauri questa volta, non male. Mamma mia, è stato fantastico il passaggio qua, l'altra Ferrari però dice insomma, occhio qua, davanti abbiamo Albers, toccata, ragazzi, mamma mia, cavoli ragazzi, Albers e Fisichella sono passati, dietro c'è Ralf Schumacher, cerchiamo di tenerlo a bada, buono qua, ottimo, siamo riusciti a passare a passarli Albers e Fisichella. Ora davanti abbiamo Kovalainen e Raikkonen. Che patinata! Raikkonen intanto se ne va, ma Kovalainen nel mirino qua, dietro in scia. Ok, già la finestra del pit stop è già aperta. Ovviamente dobbiamo gestire. Dobbiamo cercare di dai qua. Mamma mia, sto Kovalainen tiene banco, non molla neanche un centesimo. Porca miseria, lo spingo fuori. Mannaggia ragazzi. L'ho leggermente accompagnato, non era proprio la mia intenzione fare quello, ma ho rischiato anch'io di girarmi ed era l'unica soluzione al momento. Bisogna inchiodare le ruote qua. Fisichella intanto anche lui ha passato Kovalainen e dietro spinge, guardatelo, e qua si fa già vedere uno specchietto.
Mamma mia! Attenzione qua! Mamma mia, Fisichella! Vuole assolutamente far vedere che è lui l'italiano che deve far bella figura qua in pista? Mamma mia, non molla, eh! Porca vacca, ragazzi! Oh, oh, oh! Mamma mia, che traverso, ragazzi! Non chiedetemi come ho fatto a tenere la vettura, non lo so. Porca vacca, sotto pressione, Mauri, qua, da parte di Fisichella, che non lo molla, lo bracca continuamente. E ovviamente si sente minacciato. Bene. Mamma mia, Fisichella, oh, non mi molla, ragazzi, non mi molla. Fisichella e Kovalainen sono qua, tutti e due. Si affiancano, mi affiancano entrambi. Che miseria, ragazzi, ce n'è. Ma Mauri si difende, cerca di portare alto i colori dell'Italia qua ad Oppenheim insieme a Fisichella. Facciamo per gli italiani che vivono in Germania. Dai, dai, concentrati. Mamma mia, mi ha dato uno spintone! Porca miseria, Fisichella è veramente pericolosissimo. Continua imperterrito a... Siamo al quarto giro, quindi... puttana, pressione, è stata troppa per Mauri. A questo punto andrei ai box, perché qua abbiamo subito troppa pressione, abbiamo sbagliato. Punto, andiamo ai box, facciamo il cambio. Ripara, che cazzo ripari? No, cosa ripara? Che ho perso un sacco di tempo. Minchia, 6 secondi. No, ragazzi. Vabbè, forse può anche darsi che sia per quello che lo mandavo, perché se avevo qualcosa di rotto, forse l'ana. Forse quelle toccate, la macchina... Beh, dai, adesso abbiamo ancora 6 giri buoni. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ok, pit qua. Dai, abbiamo recuperato qualche posizione. Siamo in 18esima, no, di solito 17, no, tanto questo me lo devo sbullonare. Ok, per ora sono in 17esima posizione, come il mio solito. Mamma mia, qui nell'occhio è sato qua dietro, vogliono farmi una festa. Entrambi? Mamma mia, ho sbagliato in pieno qua, tagliato, mi spiace, ho dovuto tagliare. Sono andato dritto. Porca miseria.
Buono, ci siamo portati in settima posizione. Fantastico. Mamma mia, Fisichella può essere nostro. E lì davanti con Kovalainen, i due pazzi sono ancora lì davanti, i due entrambi. Staccato troppo presto qua Mauri, per paura di sbagliare. Mamma mia, per paura di sbagliare ho staccato troppo presto. Se abbiamo ancora un giro barra due potremmo farcela. Ora non lo so perché non ho gli UD attaccati per dirmi quanti giri mancano. Mi manca Alex qua di F1 che mi dica quanti giri mancano. Mamma mia. No, cazzo! Porca puttana! Porca puttana! Mi sono mangiato l'opportunità. Ho cercato di fare troppo e mi sono mangiato l'opportunità, vedete? Porca miseria! Ho cercato di tagliare il più possibile, alla fine sono andato nella sabbia. Porca miseria! L'ho pagata cara. Comunque se finisce così, in ogni caso è andata bene, siamo in top 10, siamo in settima posizione alla fine. Però non diciamo niente perché la gara non è ancora finita. E c'è sempre il numero 17 all'orizzonte che può anche portarci male. Quindi direi stiamo in silenzio, finiamo la gara. Finita la gara, dai. Finita. Comunque, dai, ragazzi, mi spiace, porca miseria, non so. Avevo tutte le possibilità per recuperarlo. Avrei avuto tutte le possibilità di recuperarlo, e però non ce l'abbiamo fatta. Dai. Alla fine la gara l'ha vinta Fernando Alonso, fantastico, bravo, davanti a Kimi Raikkonen e Nick Heidfeld al terzo posto. Lewis Hamilton è finito in quarta posizione, e Kovalainen in quinto, Fisichella sesto, Mauri settimo, Nico Rosberg, Ralf Schumacher e Jenson Button. Questo è la Ten 10 di questa gara. Bene ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il video, e se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace, e soprattutto se non siete ancora iscritti vi chiedo di iscrivervi, perché questo mi fa comunque molto piacere. Grazie e alla prossima, ciao da Mauro.